Benvenuti e bentrovati nella mia cucina. Eccoci qui. Oggi voglio fare una ricetta un po' fuori dal comune. O meglio, voglio fare una ricetta tipica classica della tradizione umbra, che è l'antica norcina col tartufo. E poi fare una variante, visto che me l'hanno chiesta più di una persona, mi ha detto: ma si può fare una norcina vegana? Lì per lì mi sono messo a ridere, poi ho detto: ma perché no? E mi sono inventato una variante per chiamiamo i vegani o i vegetariani o chi non mangia carne e chi preferisce mangiare solo derivati vegetali e derivati. Questa ricetta è tipica di Norcia. È tipica umbra ed è molto gustosa perché abbiamo degli ingredienti di base che più o meno conosciamo tutti perché è abbastanza famosa, e invece per quella vegana andrò a sostituire degli ingredienti di base, come possono essere la salsiccia, con del seitan o del tempeh, dipende da come dai vostri gusti, però viene bene in entrambi i modi. L'ho assaggiata, l'ho provata, tutto sommato non è niente male, non è niente male. Richiama la norcina, però in realtà non c'è la salsiccia. E al posto del parmigiano o del pecorino che metteremo alla fine sopra la nostra norcina, per quella vegana andremo a condirla col gomasio. Adesso vi vado a elencare gli ingredienti di questa ricetta multipla. Allora, per quella tradizionale classica avremo bisogno di due salsicce pelate, ovviamente, della panna fresca, liquida, proprio fresca, del vino bianco che andrà bene, servirà per entrambe le ricette, una cipolla che andrà, io ho preso quella di Cannara perché è locale, però una bella cipolla o bionda o bianca va benissimo, che anche questa andrà per entrambe le ricette, del pepe nero a mulinello macinato, anche questo per entrambe le ricette, del tartufo, poi per quanto riguarda quella vegana abbiamo un pizzico di cumino, un pizzico di coriandolo in polvere, del seitan, come abbiamo detto, in questo caso è tagliato a listarelle, ma poi noi lo andremo a preparare per la nostra ricetta, della panna vegetale e della pasta di tartufo, sempre pasta di tartufo, voglio dire una pasta, non è una pasta, è un tartufo al naturale in purezza tritato. Ingredienti, andiamo all'esecuzione, sarà una bella sfida. Allora, per quanto riguarda la ricetta originale, quella classica, prendiamo le nostre salsicce. Io già dall'inizio, per evitare e per snellire il lavoro, ci vado a mettere già direttamente un po' di vino bianco. Perché questo? Perché io la voglio sgranare in maniera che oltretutto si insapori e non lasci quei ciccioli troppo grossi quando andremo a cuocerla, no? Ok, questo è uno e lo mettiamo da parte. Ora, prima cosa da fare è prepararci la nostra cipolla. Benissimo. A questo punto, queste due porzioni di cipolla le andremo a inserire già nelle padelle. Per quanto riguarda invece la ricetta vegana, quella alternativa, andremo a prendere, facciamo più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto con la salsiccia, con la differenza che in questo caso io avrò bisogno di sgranarla ulteriormente. La inseriamo nel nostro coccetto e ci andiamo a mettere cumino, il coriandolo, anche qui il nostro vino bianco, come abbiamo fatto nell'altra ricetta. In questo caso aggiungiamo del pepe nero a mulinello per dare sempre, faccio una pasta di aglio e un po' di sale fino. Cosa faccio? Vado, aggiungo il sale fino e vado a creare una pasta di aglio. Benissimo.
Ecco qui la nostra pasta di aglio, come vedete è molto impasta come una crema. E lo andiamo ad aggiungere al nostro composto. Come per la salsiccia andiamo a dare una bella giratina e lo mettiamo da parte. Benissimo. Ora, come dicevo, vorrei sprecare una parola per questi tartufi. Perché voglio farlo? Perché innanzitutto il tartufo è un prodotto di nicchia e costa un sacco di soldi, però non ho mica detto che se costa sempre così tanto. Allora, io conosco degli amici con cui siamo amici e dove io acquisto i miei tartufi. È un'azienda, non è per fare pubblicità, però ci tengo che quando un prodotto vale e di qualità ed è naturale ed ha un costo accessibile a tutti, secondo me va detto. Va detto perché è giusto che sia così, perché sono persone, una piccola azienda, si chiama Dio Tallevi di Foligno, dove producono, cavano i tartufi, poi un giorno faremo anche un tutorial dove andremo a prendere i tartufi insieme e dopodiché lo cucineremo. Allora, questo è il nero pregiato, vi faccio vedere solo, cioè, il che cosa è. Che cosa è? È una cosa spaventosa, che poi andremo a trifolare chiaramente e questo invece sulla nostra morcina. E questo invece è lo scorpione. Come vedete, bello maturo, stesso colore, più o meno stesso colore, ma uno è molto più perché nero, pregiato, uno ha l'esterno leggermente più liscio e l'altro invece proprio uncinato perché ha delle gobbette. La differenza, i prezzi chiaramente sono. Questo è oro e questo è un oro diverso, però è sempre oro. Quindi ci tenevo a dirlo questo, la stessa cosa vale per questo prodotto che poi se voi andate a vedere ne hanno tantissimi, ne vendono anche online, quindi un giorno avete tutta la roba che vi serve. Ripeto, non è per fare pubblicità, però ci tenevo a dirlo perché sono persone che veramente vanno. Ok, ora proseguiamo. Con le cotture che sono semplici, ma hanno bisogno dei passaggi ben precisi. Andiamo. Ok, abbiamo acceso i nostri fornelli. Adesso io qui ci ho messo un goccio di olio extravergine, ma giusto per far rosolare la cipolla, e da questa parte invece metterò il burro, la madre. Ora andiamo a. Qui andremo a inserire il nostro seitan aromatizzato e lo andiamo a far rosolare bene. La stessa cosa facciamo di qua con la nostra salsiccia. Vado ad aggiungere un po' di vino, qui invece no. Il proseguimento, qui andremo a mettere la nostra panna, quella liquida, fresca. Ok, andiamo ad abbassare la fiamma e facciamo cuocere lentamente. La nostra panna vegetale. Perfetto, che andrò ad allungare con un pochino di latte di soia perché la panna questa non ha molta forza e molta consistenza, no? Quindi la andiamo a sgranare e fino a raggiungere più o meno la stessa consistenza di quella tradizionale. Qui non mettiamo sale per il momento perché abbiamo già fatto la pasta di aglio, no? Dove c'era. Quando abbiamo raggiunto la giusta consistenza, eccola, è questa bella cremosa, spegniamo entrambi le preparazioni. Perché? Perché adesso andremo ad aggiungere il nostro tartufo in purezza, oppure una pasta di tartufo, oppure un tartufo grattugiato, insomma. Quindi andremo a mettere a crudo
un po' di tartufo qui e un po' di tartufo qua. Perché faccio questo lavoro? Perché, signori, il tartufo non deve cuocere, o meglio, non deve subire shock troppo shock termici troppo forti. Quindi abbiamo detto, abbiamo aggiunto il tartufo, ora lo andiamo ad amalgamare. E ora ci andiamo a preparare per la pasta. Quindi accendiamo l'acqua e andiamo a finire la nostra ricetta. Molto bene, andiamo a proseguire la nostra ricetta per completare il nostro piatto di norcina polivalente. Allora, l'acqua bolle, andiamo a inserire l'acqua, la pasta nell'acqua. E ora aspettiamo la cottura della pasta, che dovrà cuocere intorno ai 13 minuti, insomma, dipenderà come quanto lo vogliamo al dente. E poi facciamo l'assemblaggio del Allora, piatto. molto bene, abbiamo scolato la nostra pasta e l'abbiamo inserita nelle rispettive padelle. Adesso la facciamo ovviamente tirare. Molto bene, spegniamo e andiamo all'impiattamento. L'impiattamento. Ora, qui ci mettiamo una bella spolverata di parmigiano e pecorino, ok, che poi più ne ha più ne metta. Invece sulla nostra norcina vegano-vegetariana ci mettiamo il gomasio, ma per finire la nostra bella situazione andiamo a metterci il nostro bel tartufino dolce in fondo, una e questo, e questi sono i piatti finiti. Allora, se la mia ricetta un po' stravagante vi è piaciuta, mettete un like. Ci tengo molto che facciate dei commenti perché mi aiuta a capire meglio anche le vostre esigenze. Interagire è sempre bello, con i commenti possiamo farlo, chiedendo consigli oppure chiedendo delle ricette o dandomi delle dritte, non lo so, sono a disposizione per qualsiasi cosa riguardo alla cucina. Io spero che, ripeto, vi sia piaciuto. Io voglio ringraziare ancora i miei amici dove mi fornisco di tartufi che sono buonissimi. Dell'azienda di Otallevi di Foligno. Eventualmente vi metto giù nell'info box il link se volete dargli un'occhiata per vedere cosa hanno e che tipi di prodotti trattano. Con questo vi saluto, alla prossima, ciao a tutti!